banco di qualunque disgraziato che debba andare a chiedere i soldi in giro con cappello in mano, privandolo del potere più importante in un'economia come la nostra, che era quello di decidere il tasso di interesse. Da quel momento il debito pubblico sarebbe schizzato alle stelle e io, da bravo funzionario della mia amministrazione, andavo a protestare con ministri che mi ascoltavano perché ero considerato uno studioso importante, collaboravo strettamente con Federico Caffè e c'era stata tutta la nostra scuola che era stata decimata da incidenti stradali stranissimi, da morti improvvise e impreviste, dalla scomparsa del nostro stesso maestro, appunto Federico Caffè, nell'87. Ma aggiungerò che gente che aveva dato molto meno fastidio di quello che stavo dando io al sistema in quegli anni, e gente molto migliore di me, è stata uccisa, è stata fatta ammalare, è stata imbottita di psicofarmaci. Quindi ci dobbiamo anche interrogare delle volte perché i nostri destini siano così strani. Comunque diciamo che siccome avevo acquisito una certa fama in quegli anni, fui chiamato appunto per cambiare l'economia italiana. Ero considerato nell'89, morto Federico Caffè, un punto di riferimento. E io dissi queste parole al futuro ministro dell'economia, allora si chiamava Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica: lei si faccia dare il Ministero del Bilancio, metta me a capo della struttura, che al resto ci penso io. E me ne andai da quella riunione pensando che non se ne sarebbe fatto niente. Invece nell'estate mi vennero a prendere i carabinieri, perché allora non c'erano i telefonini, e mi portarono lì al Ministero del Bilancio e tutto passava dal mio tavolo. Quindi tutta l'economia italiana passava dal mio tavolo. A un certo punto, passati 2 o 3 mesi, io avevo cominciato a fare delle cose, avevo messo mano alla relazione previsionale e programmatica, che era l'antenato del documento di programmazione economica e finanziaria, e arrivarono le telefonate della Banca d'Italia, della Fondazione Agnelli, della Confindustria, della Fiat e persino di un certo Helmut Kohl, che chiamò appunto al ministro del Tesoro, che era Guido Carli, per dire: qui c'è qualcuno che sta lavorando contro il nostro progetto. Qual era il nostro progetto? Il nostro progetto, il loro progetto, era un accordo tra Francia, Germania e Italia. Questo accordo prevedeva che la Germania rinunciasse al banco, la Francia accettasse la riunificazione della Germania e l'Italia fosse deindustrializzata. Quindi nel giro di pochi mesi io mi trovai, come si diceva in gergo ministerialese, in disgrazia e me ne dovetti andare una seconda volta dall'amministrazione. Quell'accordo è stata la base dell'euro. L'euro è nato in quel momento con la riunificazione della Germania, che non poteva sopportare la competitività dell'Italia, e quindi l'Italia doveva essere deindustrializzata. In cambio all'Italia si dava la possibilità di mantenere alti i consumi, ma doveva diminuire la produzione, quindi doveva scassare la bilancia commerciale. Quindi questo faceva sì che sulla lira ci sarebbero state delle pressioni e quindi favoriva nella classe politica italiana l'idea che si dovesse accedere a una moneta unica. La Francia riusciva, con l'abbandono del franco e del marco, a non dover svalutare continuamente la sua valuta, che per lei era un grande disonore, ma appunto l'Italia doveva perdere le sue industrie, cominciava a farsi le privatizzazioni, le svendite, chiudere le partecipazioni statali, e poi alla fine quasi tutte le nostre grandi industrie private sono passate di mano. Delle partecipazioni statali è rimasto solo il 20%, hanno resistito solo per motivi che approfondisco nei miei libri, ma che adesso non c'è tempo di fare, le piccole imprese. A quel punto, qual è la strada e le caratteristiche di questa, quali sono la strada e le caratteristiche di questa moneta? È molto semplice, che l'obiettivo indicato a livello europeo è l'aumento delle esportazioni, il quale aumento si può conseguire anche e soprattutto riducendo i salari e riducendo l'occupazione, cioè la domanda interna, perché devi essere competitivo nel prezzo del prodotto che vendi. Quindi per fare questo smantelli la tua economia interna.
tutti i paesi hanno fatto questo, anche la Germania, ma in misura molto minore, perché la Germania di questo progetto è stata vincente, in quanto è riuscita a esportare di più. Perché dov'è che è insostenibile questo progetto europeo? Perché dando importanza alle esportazioni significa che se qualcuno esporta, qualcun altro importa. E se io importo vuol dire che riduco la mia occupazione interna, perché non produco più gli stessi prodotti. Ma se la prospettiva è recessiva, c'è la deflazione salariale, perché devo ridurre i salari e devo ridurre l'occupazione, mi cala anche la domanda interna e quindi c'è un avvitamento in un continuo immiserimento che è diverso da paese a paese, ma che vale dappertutto. Io passeggiavo fino a pochi giorni fa, sono stato una settimana a Bordeaux e mi ha colpito enormemente vedere quanti poveri. Non c'erano immigrati, non c'erano, fra l'altro lì molte persone di colore erano cittadini francesi, quindi non c'erano extracomunitari zero. L'Aquitania è un po' una posto strano, però mi colpiva come erano vestiti questi poveri, erano vestiti bene, era gente che aveva scarpe normali, aveva vestiti normali e stava buttata lì per terra senza casa a chiedere qualche euro, qualche soldo per poter mangiare. Ed erano tanti, soprattutto giovani, e non giovanissimi, ma giovani, trentenni, cioè l'età in cui uno dovrebbe nel mondo del lavoro cominciare a inserirsi, a fare qualche cosa. Quindi vuol dire che questo immiserimento è stato aggravato dall'euro, aggravato da questa Unione Europea e dalle sue scriteriate politiche, ma la causa è molto più profonda. La causa, come diceva prima Libero, è nelle oligarchie, le quali però adesso non riescono più a gestire il sistema, perché si è creata una insostenibilità sociale assoluta e una di cui Gilet Gialli sono chiara espressione, e speriamo di seguirli nel bene della esperienza, e una insostenibilità finanziaria che però è relativa. Vediamo le due cose rapidamente. Perché c'è la insostenibilità sociale assoluta? Perché ci stiamo impoverendo tutti, anche i dirigenti, ex dirigenti. Cioè io negli anni 90 contavo più di un ministro, negli anni 2000 mi hanno raddoppiato lo stipendio, come tutti i miei colleghi, perché eravamo ancora una categoria protetta quando è stato introdotto l'euro, e ci hanno pagato in migliaia di euro quello che prima ci pagavano in milioni. Perché sapevano che avrebbero ridotto del 50% la capacità di acquisto degli italiani, ma noi eravamo ancora una categoria protetta. Poi ci hanno privatizzato, ci hanno contrattualizzato, i soldi ce li hanno tolti di nuovo e siccome avevamo preso da dirigenti grandi impegni a livello di mutui, di case, di questo, di quell'altro, giustamente Libero prima ha citato i padri separati eccetera eccetera, ci siamo trovati pieni di debiti. E se in un paese sono pieni di debiti e con difficoltà i dirigenti, figuriamoci la grande maggioranza della popolazione, quindi la classe media sta scomparendo. Questo è il motivo per cui oggi noi sappiamo che c'è una tendenza all'insostenibilità di questo modello sociale. Ma quali sono le cause profonde? Due. La prima causa è che nei comparti ad alta redditività, soprattutto l'energia, la manifattura, la parte dell'agricoltura e i servizi ad alto valore aggiunto, la domanda di lavoro è decrescente, cioè il contributo al PIL degli investimenti nei comparti produttivi è negativo, cioè il PIL non può crescere trainato dai comparti ad alta redditività, perché in essi crescono i profitti, ma la diminuzione di salari e occupazione è più importante della crescita dei profitti. E quindi se crescono i profitti del 2%, diminuiscono l'occupazione e salari del 3% e quindi l'effetto sul PIL è meno 1. Ecco, questa è la prima cosa che dobbiamo ficcarci in testa. Quindi vuol dire che il capitalismo non ha più una funzione sociale, neanche da parte di quelli che lo hanno sempre sostenuto. La seconda ragione è ancora più grave, perché questa prima si può affrontare
riducendo l'orario di lavoro a parità di salario, ma sono i percettori di profitto che non vogliono questa soluzione. La seconda, dicevo, invece, è ancora più importante, e cioè nei comparti dove può crescere l'occupazione, anzi dovrebbe crescere l'occupazione, cioè i servizi di cura delle persone, dell'ambiente e del patrimonio esistente. Stiamo parlando di stime intorno ai 7-8 milioni di addetti aggiuntivi, quindi non sapremmo neanche dove andarli a prendere. Avremmo più della piena occupazione, altro che il reddito di cittadinanza. Se noi mettessimo... Però questo non lo possiamo fare, perché siccome applichiamo il paradigma capitalistico, il fatturato di questi servizi è più basso del loro costo, cioè il lavoro, e non basta neanche più pagare 500 euro al mese dentro aziende più o meno fatiscenti i lavoratori stessi. Quindi una volta i liberisti dicevano: diminuiamo i salari così diminuiscono i prezzi, e allora la gente ricomincerà a comprare, anche con un salario basso potrei sopravvivere. Oggi questo non è possibile, perché io quando avevo 20 anni, ero precario, studiavo all'università, ero andato via di casa, eccetera, insegnavo in una scuola privata e guadagnavo 147.000 lire, stiamo parlando dei primi anni 70. Con quella somma io ne pagavo 45.000 di affitto di una casetta al quarto miglio e sopravvivevo, non è che stavo bene economicamente, avevo tutto razionato, però ce la facevo. Le mie figlie vanno a lavorare per 500 euro al mese, ma qui a Roma non ci si pagano neanche una casa dentro un'altra famiglia. Perché? Perché c'è quella che io nel mio libro chiamo la inflazione nascosta, cioè crescono le assicurazioni, i servizi, le attività, i condomini, il riscaldamento, i carburanti, le multe, tutte queste cose rendono insostenibile il sistema con questi bassi salari, se non si cambia radicalmente il paradigma, e quindi va capovolto. Ma questo sistema e questa Unione Europea non può trovare la soluzione, non possiamo pensare che questa gente trovi la soluzione, per la semplicissima ragione che loro sono il problema, loro hanno determinato il problema. Come possiamo credere che trovino la soluzione? La soluzione la dobbiamo pensare noi. Allora, per fare questo è importante capire una cosa. Io negli anni 80 e 90 già combattevo queste battaglie, ma ero abbastanza isolato. Fino a 10 anni fa ero abbastanza isolato, con pochi altri che trovavo sul territorio, tra cui quei due balconi. Da 10 anni a questa parte abbiamo una sala in piedi, perché io la sala la vedo mezza piena, non mezza vuota, a parte che c'è più gente che la metà delle sette, quindi va bene, grazie di essere venuti. No, dico, il problema è che adesso c'è un movimento, c'è la gente, però che cosa succede? Che nascono 100.000 sigle, ognuno si fa il suo partitino, ognuno vuole fare il leader di qualche cosa. Allora io vi dico qua il motivo vero per cui sono venuto, è che io credo in 3 cose. Che si deve fare un programma minimo. Perché minimo? Perché dobbiamo unirci tutti, perché io posso gridare fuori dall'euro, fuori dall'Europa, e vi battete le mani. Invece vi dico, affianchiamo all'euro, che si può fare subito una moneta parallela sovrana che ci dia potere di acquisto. Te lo dico per consiglio fraterno. Forse parlando di programma minimo. Io personalmente sono Novax, per fare un esempio, perché mia madre lo era, ed era una scienziata, e quindi ho già detto tutto. Ma chiediamo, non di andare contro le vaccinazioni, chiediamo una commissione veramente indipendente di veri scienziati che ci dicano come stanno le cose. Perché anche la gente che è favorevole ai vaccini va in TV a dire che l'autismo è aumentato per via dell'inquinamento, cioè dei metalli pesanti. E allora com'è che nei vaccini umani, a differenza di quelli animali, ci sono i metalli pesanti e quelli degli animali non ci sono? E così potrei andare avanti, ma avete capito il concetto. La seconda cosa è che se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo cominciare da cambiare noi stessi. Tutto sto narcisismo, sto protagonismo, sto egocentrismo,
non mi riesco. Noi dobbiamo eliminare, facendo un lavoro anche su noi stessi. La terza cosa è molto difficile, ma è molto importante. Dobbiamo imparare a comunicare, la comunicazione, perché se non c'è la comunicazione puoi anche controllare l'informazione, ma non serve a niente, perché chi dirà degli slogan semplici, comprensibili dalla cosiddetta casalinga di Voghera a tutti quanti, quello riuscirà a raccogliere il consenso, viceversa non ci riusciremo, continueremo a litigarci. Quindi noi dobbiamo lavorare, secondo me, primo sul programma minimo, definirlo anche nelle assemblee, parlarne; secondo, migliorare noi stessi anche nei nostri modi, nei nostri rapporti con gli altri; terzo, imparare una comunicazione che ci faccia capire che non ci siano equivoci in quello che diciamo. E guardate che se un movimento di popolo riesce ad avere una comunicazione adeguata, anche se i mezzi di informazione sono in mano all'avversario, ce la farà lo stesso, perché ci sono mezzi di informazione alternativi, e ce ne sono tanti. E anche gli stessi gilet gialli lo hanno dimostrato. Loro all'inizio non avevano i giornali e i telegiornali dalla loro parte, ma fra di loro comunicavano. Hanno comunicato perché hanno detto chiaramente com'è nata la protesta dei gilet gialli, perché era stata proposta l'aumento dei carburanti per l'ambiente, quindi era una tassa, una carbon tax. E allora quelli che vivevano nelle periferie hanno detto: ma noi dobbiamo portare i figli a scuola, dobbiamo andare a lavorare, voi vivete a Parigi, andate in bicicletta, avete le metropolitane, potete risparmiare sul carburante, noi non abbiamo le metropolitane, non abbiamo la possibilità di portare i figli a scuola in bicicletta, e quindi ci tocca pagare a noi questa tassa sull'ambiente. Allora no, facciamo in un altro modo. E sono scesi in piazza. Il resto più o meno lo sapete, però è importante riflettere su questa cosa. Poi ovviamente il movimento si è sviluppato e è andato a colpire l'autocrate. L'autocrate come si è difeso in TV? L'ho sentito l'altro giorno lì a Bordeaux. Lui è apparso in televisione e ha detto: volete che vi abbasso le tasse? Sì, no, ho finito. Volete che vi abbasso le tasse? Benissimo, ditemi quali servizi sociali devo eliminare. Ecco la trappola in cui sono caduti tutti, destra e sinistra, che per migliorare gli ospedali si dovessero disastrare le università, che per migliorare le strade si dovessero abbandonare i ponti. E questo è il problema, è il paradigma della scarsità. Fino al 1971 c'erano due scarsità: quella materiale, perché mancavano i prodotti e allora bisognava produrre di più, dopo è stata superata, e quella è monetaria, perché la moneta era legata all'oro, le due cose erano collegate, perché la moneta era legata all'oro, perché non se ne poteva immettere troppa, perché se no c'era l'inflazione. Ma perché c'era l'inflazione? Perché tu immettevi moneta e non c'erano i prodotti. Ma a partire dagli anni 70 i prodotti e le capacità produttive sono sovrabbondanti, non c'è più scarsità né di prodotti né di moneta. Quindi questo è il punto: dobbiamo battere l'artificiosità della scarsità monetaria, perché è lì che passa la nostra sottomissione, la nostra povertà, e non è risolvibile all'interno di questo sistema, come ho detto in precedenza. Di questo dobbiamo avere piena consapevolezza. E allora su questo dobbiamo rispondere ai vari Macron, Renzi, eccetera. Ragazzi, non ci prendete più in giro con questa scarsità. Ci sono le risorse per sistemare le scuole, per sistemare gli ospedali, per sistemare gli uffici giudiziari e quant'altro. L'unico limite a queste risorse è nella forza lavoro, nelle capacità di organizzare le cose. Ma che in Italia ci manca la forza lavoro? Ma che in Italia ci mancano gli ingegneri? Ma che in Italia ci mancano le risorse per costruire ponti, strade e ferrovie, ovviamente dove servono? No, quindi non ci parlate più di scarsità, è una presa in giro. La scarsità monetaria non c'è, lo hanno dimostrato loro stessi nella finanza, perché hanno prodotto mezzi monetari illimitati per aiutare le banche in difficoltà, non sulle sofferenze che sono la parte inferiore dei debiti, ma cioè la punta dell'iceberg, ma per i titoli tossici. Nel pianeta ci sono 4
4 milioni di miliardi di dollari di titoli tossici, cioè 53 volte il PIL. E questo viene finanziato dalle banche centrali, che immettono mezzi monetari, ovviamente elettronici, illimitati. Questo è il problema. Allora perché non possiamo immetterne una piccola parte per risanare strade, ferrovie, porti, aeroporti, scuole, università e ospedali? Questa è la questione. Da lì poi nascerà tutto il resto della nostra nuova economia. Io credo che su questo noi dobbiamo cercare di approfondire la riflessione, ma sicuramente questo è il percorso che abbiamo davanti. Grazie. Bravo.